una con pudelle da visiera alzate, paparara, passi sta mangiando tutto. Amore sbarrato, il sogno continua, è il titolo dello spettacolo teatrale che è andato in scena al Teatro Morelli. Si tratta dell'allestimento che arriva a conclusione del laboratorio teatrale che, per il secondo anno consecutivo, l'attore e regista cosentino Adolfo Adamo ha tenuto nella casa circondariale Sergio Cosmai di Cosenza, con la partecipazione di un gruppo di detenuti. Il progetto è ancora una volta promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione della casa circondariale. Un momento emozionante quello di questa sera, che ha visto in scena alcuni dei detenuti della casa circondariale per il secondo anno consecutivo Amore sbarrato. Qui la rappresentazione finale di un laboratorio durato più di 6 mesi, fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto, e che ha portato in scena quelle che sono le speranze, i dubbi, le incertezze di quelli che vivono nelle case circondariali, ma che attraverso la cultura, attraverso il laboratorio, attraverso il confronto vogliono uscire fuori, emergere e avere una visione diversa della vita e della realtà. Uno spettacolo straordinario, emozionante, che candida Cosenza sui palcoscenici veramente non internazionali. Dei 10 attori protagonisti, 8 sono detenuti che per la prima volta hanno partecipato al laboratorio teatrale, mentre gli altri 2 sono ex detenuti che hanno finito di scontare la pena e che hanno accettato di partecipare ugualmente al progetto, interpretando una storia che si avvale anche di contributi multimediali, che sta a metà tra il Pirandelliano 6 personaggi in cerca d'autore e il teatro di William Shakespeare. Ho sofferto molto, ma era giusto che loro vivessero l'esperienza dell'autonomia, dell'indipendenza, della non guida. La storia li reggeva, li proteggeva, erano loro a fare il tutto, e quindi la mia presenza autoriale era soltanto una presenza che aleggiava, ma in questo caso volutamente non presente. Di questo sono felicissimo ed emozionatissimo.